Oggi vi faccio vedere una ricetta veloce e anche diversa dal solito utilizzo del salmone a taglio sashimi. Andremo a fare dei roll molto semplici. La prima cosa che vado a fare, siccome metteremo una parte vegetale che sono le biete, vado a sbollentare le foglie, quindi recupero soltanto la parte verde, vado a eliminare la parte del gambo più dura. Quindi acqua calda, le sbollentiamo giusto qualche secondo, andiamo a raffreddarle subito in acqua e ghiaccio. Scoliamo in acqua e ghiaccio e le facciamo raffreddare. Nel frattempo in un padellino vado a tostare il sesamo. Mi preparo della carta assorbente per asciugare le foglie. Siamo attenti a non romperle. Controllo il sesamo. Ok, tiriamo via. Ora preparo una parte con del formaggio spalmabile da mettere all'interno, quindi prendo una boule, formaggio spalmabile, della pasta di wasabi e dell'erba cipollina che vado a sminuzzare. Mischio il tutto. Ok. A questo punto prendo il classico tappetino da sushi e inizio a stendere le foglie di bieta in maniera ovviamente delicata. Ora riprendo il formaggio, con una spatolina vado a metterne un po' sulla base. A questo punto prendo il salmone, andiamo a ripiegare la parte in eccesso della foglia all'interno e iniziamo con l'aiuto del tappetino a formare il roll. A questo punto prendiamo dell'altra pellicola, avvolgiamo a caramella in questo modo, lo facciamo riposare in frigorifero o anche nel congelatore, in frigorifero per una mezz'oretta, nel congelatore per un quarto d'ora, dopodiché andrò a tagliarlo e procedo con l'impiattamento. Vado a posizionare i roll sul piattino e andiamo a ultimare con il sesamo tostato, peperoncino e infine dell'erba cipollina. Un'idea veloce anche per un aperitivo, come sempre provateci, alla prossima.